del vino che è stato il responsabile, il tutore della banca del germoplasma vegetale di Bari e che è dirigente del CNR. E ci parla del rischio OGM per la salute e la biodiversità, anche che ha accennato anche prima il signor Luzzi. Grazie, buongiorno a tutti. C'è necessità di accelerare, di andare veloce, per cui io rinuncio alla presentazione che avevo preparato, anche perché rischio di dire cose già dette e non solo da Infascelle, ma soprattutto da Federico Infascelle, e visto che c'è necessità di accelerare, di non ripetersi, evitare accavallamenti, cercherò di ripensare la mia presentazione dicendo magari alcune cose all'integrazione di quello che è stato detto. Allora, OGM, quello che ha presentato Federico Infascelle era stato già detto, pubblicato da altre ricerche nel mondo, e quindi benvenga il lavoro di Infascelle che conferma quello che noi sapevamo, e cioè che i cibi transgenici, i cibi OGM sono dannosi per la salute. Dimostrato, quindi è inutile che io vado a ripetere quello che è stato già detto. Quello che non è stato detto, che cos'è? Che alcuni di questi, cioè DNA transgenico, in realtà la favola che ci raccontano i miglioratori di tanta grade che usano ingegneria genetica o del DNA ricombinante, cioè che loro in fondo che cosa fanno? Trasferiscono solo il gene di interesse nel genoma della pianta o dell'animale che si vuole trasformare, manipolare geneticamente, e quindi qual è il problema? È una grossa bugia, una grande bugia, una grande colossale, perché non è il gene che viene trasferito con la tecnica di ingegneria genetica, no, è una sintesi approssimativa di quel gene insieme. In parte è stato accennato, mi è piaciuto che ha usato il cocktail, mi pare Patrizia, un cocktail di DNA dove c'è, oltre al transgene, quindi non il gene, il transgene, il promotore, il terminatore ed altri pezzi di DNA spesso virali, per il semplice motivo che senza, cioè questa aggiunta di questo cocktail, di questi pezzi di DNA spesso virale, spesso di virus mortali, quindi virus veri e propri. Perché? Perché solo i virus, come potete immaginare, hanno l'abilità, la capacità di saltare nel genoma, di entrare nella cellula e saltare nel genoma, e quindi inserirsi nel genoma modificandolo. Non parlo della tecnica, perché non c'è tempo, di come avviene realmente questo trasferimento, ma teniamo presente che non è il gene, è una sintesi approssimativa, è un cocktail dove c'è anche altro DNA. E tra questo, quello che mi preme dire all'integrazione di quello che è stato detto, è il DNA per la resistenza agli antibiotici, perché vede, è un DNA che viene inserito in questo cocktail per riconoscere la trasformazione, perché vedete che della trasformazione, delle cellule trasformate in laboratorio, in capsule petri, per determinare la trasformazione genetica, cioè per avere il transgenico, le cellule transgeniche, e c'è bisogno poi di riconoscerlo, perché non tutte si trasformano, e allora si mettono pezzi di DNA resistenti all'antibiotico, in quanto questi permettono dopo come marcatore di riconoscere quelli trasformati da quelli non trasformati. Ebbene, ed è tutto qui? No, perché quel DNA poi, se diventa presente nel cibo transgenico, entra nel nostro intestino e va a trasferirsi in microorganismi presenti nel nostro intestino, trasferendo quindi la resistenza agli antibiotici. Capite quanto sia
nocivo questo fatto, perché noi avremmo poi, mangiando cibi transgenici, abbiamo questo problema di avere dei, magari tra questi microrganismi, anche dei patogeni o potenzialmente patogeni resistenti all'antibiotico, per cui quando noi poi abbiamo bisogno di guarirci o di curarci usando l'antibiotico, l'antibiotico non avrà effetto. Anche tralascio quindi il meccanismo del trasferimento genico orizzontale, che è usato dai microrganismi per trasferire questo DNA da, diciamo, dal cibo nei microrganismi patogeni e non patogeni che vivono nel nostro intestino. È stato anche detto, vedete, che senza il microbiota, cioè la presenza di microrganismi nel nostro intestino, che complessivamente è 1,5 kg se si va a misurare, ma numericamente supera il numero delle cellule del nostro corpo, numericamente, quindi c'è, cioè, praticamente, lascio immaginare, siccome la legge dei grandi numeri, che cosa succede realmente mangiando cibi transgenici. Quindi credo di non aver ripetuto quello che ha detto Federico Pacelli, ma di aver integrato un momentino la nocività, la dannosità degli oceani. Un'altra cosa che dico subito è che un recentissimo lavoro fatto in tutti e sei i grandi fiumi della Cina, e andando ad analizzare, a vedere se per caso il DNA transgenico dei laboratori o delle piante transgeniche coltivate in campo andava a finire nelle acque superficiali o profonde, e quindi per il motivo che c'è questo, esiste in natura questo trasferimento genico orizzontale, che cioè il DNA passa poi dalle acque anche nei microrganismi, per vedere se per caso nei microrganismi, nella microflora, microfauna di questi grandi fiumi si trovava questo DNA transgenico o pezzi del DNA transgenico, e soprattutto, cosa molto importante per la sanità mondiale, il pezzo di DNA responsabile della resistenza agli antibiotici. Ebbene, senza nessuna eccezione, questo DNA è stato trovato in microrganismi di tutte e sei i grandi fiumi della Cina. Immaginate cosa vuol dire a livello di sanità pubblica planetaria, perché chiaramente se questa resistenza agli antibiotici viene trasferita, il microrganismo presente nei fiumi, lascio immaginare a voi che cosa significa. E tanto è vero che questo è perfettamente in linea con quello che si dice, che la resistenza agli antibiotici aumenta sempre di più, cioè sono sempre più frequenti ceppi di batteri, di microrganismi resistenti agli antibiotici, quindi non solo negli ospedali ma nell'ambiente in genere. Se aumentiamo la presenza di microrganismi resistenti agli antibiotici, non so cosa ci resta dopo le nostre difese immunitarie, visto che gli antibiotici che dovremmo usare occasionalmente quando sono veramente necessari per difendere la nostra salute, e ci resta ben poco. Un'altra cosa che si dice, cerco di abbracciare, di non dimenticare le cose più importanti, che vorrei dire sempre all'integrazione, senza ripetermi, o senza ripetere quello che è stato già detto. Un'affermazione molto, molto comune, diffusa, che si è sempre detta da quando, dopo la seconda metà del 1995 in poi, no? che si sono incominciati più o meno in quel periodo a diffondere le piante transgeniche, che gli oceani sono importanti per risolvere il problema della fame del mondo. Bene. Dici, ma perché così lo dici per esperienza diretta, personale? No, lo dicono pubblicazioni addirittura degli stessi americani, di gruppi di ricerca internazionali. Che cosa è stato fatto?
è stata presa la produzione media, soprattutto delle colture che sono state geneticamente trasformate, cioè transgeniche, tipo mais, colza, per esempio, soia, degli Stati Uniti e Canada e dell'West Europa, cioè dell'Europa occidentale, degli ultimi 60 anni. Che cosa si nota? O cosa, ecco, qual è l'aspettativa se è vero che gli organismi geneticamente modificati, le piante transgeniche producono di più e quindi dovrebbero sfamare il mondo meglio delle piante non transgeniche? Ci dovremmo aspettare in questi paesi, Stati Uniti e Canada, per quelle colture transgeniche, un aumento della produzione, un aumento medio della produzione superiore a quello dell'Europa occidentale. I dati dicono il contrario. Cioè, la produzione media di queste piante, mais, soia, colza, nell'Europa occidentale è aumentata notevolmente negli ultimi 60 anni, a partire dal 1960-65 al 2010-2011, rispetto a Stati Uniti e Canada. E allora, quindi, di che cosa stiamo parlando? Come si fa a dire che gli organismi geneticamente modificati, che le piante transgeniche, sono più produttive delle piante non transgeniche? Questo naturalmente noi lo sapevamo già, cioè da altri studi, magari però più locali, un po', diciamo, da esperimenti fatti da chi era contro gli OGM e voleva dimostrarlo. Però, sai, esperimenti su un ettaro, due ettari, 10 ettari, un certo numero di aziende, può essere un fatto casuale, non essere significativo. Ma questo esperimento, cioè il prendere dei dati in tempi non sospetti, di produzione media di queste colture che hanno subito la transgenesi, io penso che nessuno più può dire che le piante transgeniche sono state pensate per risolvere il problema della fame nel mondo. Chiudo con un'ultima cosa che credo che sia molto molto recente, studi che sono anche un po' conseguenza di studi del progetto del genoma umano, perché sì, è vero, il sequenziamento non ci ha portato da nessuna parte, mentre invece che si diceva all'inizio, Beck è stato uno di questi, che fateci sequenziare il genoma umano e risolveremo i problemi di salute. Il sequenziamento non porta a niente, perché addirittura che cosa viene fuori? Che non sappiamo, mentre prima pensavamo di sapere che cosa è un gene, ora non lo sappiamo più. Cioè, definire un gene, vedete, non è una cosa semplice, perché se io penso prendo un pezzo di DNA, una sequenza di un genoma e lo trasferisco in un altro genoma, non è che si comporta esattamente nello stesso modo. Il che significa che il gene, per fare quello che deve fare, non lo fa da solo, lo fa perché è in un contesto genomico. Un'altra cosa, e chiudo veramente, è sbagliato dire che i geni si esprimono questo carattere o quel carattere o quell'altro. No, quello che oggi invece dobbiamo dire, e i genetisti che sono più aggiornati lo sanno benissimo, i geni vengono letti o non letti. Cioè, quindi l'espressione i geni si esprimono o non si esprimono la dobbiamo modificare, questa espressione, in i geni vengono letti o non vengono letti. Ergo, chi legge? Ecco. Patrizia Gentilini ce l'ha detto. L'ambiente. Cioè, la membrana cellulare. È lì il segnale. Qui c'entra anche la mente. E c'è chi ha detto che la mente è più potente dei geni. Quindi, allora, determinismo genetico o determinismo ambientale? Nessuno vuole dire che la genetica non è importante, che vada bene, ma ci vuole il lettore per leggere la genetica. È come se io prendo un libro e lo apro e lo sfoglio e vado a leggere certe pagine invece di altre. Allora,
io le conoscenze che avrò, i dati che raccoglierò da quel libro, dipende dalle pagine che leggo e dipende da me, da che cosa voglio leggere. E lo stesso è un po' la questione della membrana cellulare, dove arriva il segnale, e quindi lei dice che cosa bisogna leggere per avere un certo risultato. Questo è praticamente quello che abbiamo imparato, perché certamente non tutto il male viene per noi, ma miliardi, milioni, milioni spesi per sequenziare il genoma umano, e si sta continuando su questa strada, perché le macchine per il sequenziamento sono state fatte, chi le ha fatte le deve vendere, e se nelle pubblicazioni non metti che hai fatto il sequenziamento del genoma, praticamente la pubblicazione o il manoscritto che manda le riviste rischia di non essere accettato. Beh, io credo che visto che c'è questa vedete che la membrana sia il cervello della cellula e non è il nucleo, guardate bene, lo dimostra il fatto che se ha delle cellule, animale o vegetale, togli il nucleo, la cellula continua a vivere. E allora il nucleo a che serve? Alla moltiplicazione. Ma il segnale lo dà la membrana cellulare. E guardate bene che non è difficile vederlo. Sapete perché? Perché il nostro cervello, per esempio, dove sta? Nella pelle. I nostri sensi, cioè il sentire, dov'è? Il tatto, dov'è? Il gusto, dov'è? Cioè quindi la facendo un grosso paragone, no? Tra la cellula, tra la membrana cellulare e la nostra pelle, no? molte sensazioni, sensi li abbiamo persi e via. E quindi è sulla membrana. La membrana cellulare è il cervello della cellula, non è il nucleo. Il nucleo non è il direttore, quello che detta leggi, come si pensava con la legge genetica, con il dogma centrale, ma è sulla membrana. Quindi questo è diciamo quello che oggi noi dobbiamo pensare, e che cioè l'ambiente alla fine dell'igienetica di cui sta facendo, io non mi metto nel merito, è molto molto più importante della genetica. E paradossalmente io posso nascere geneticamente senza problemi e ammalarmi se vivo in un ambiente malsano o se vivo con uno stile di vita sbagliato, e invece essere predisposto a malattie congenite, a malattie degenerative, scusate, non congenite, degenerative, però ho uno stile di vita adeguato, mi alimento adeguatamente, io evito la malattia, anche se geneticamente predisposto.